Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per condividere con voi una piacevole scoperta di un profumo di Avon che uscirà nella prossima campagna di agosto. È un eau de toilette ed è un profumo buonissimo del quale sono davvero entusiasta di parlarvene. È Avon Petite Attitude B, quindi già la parola B allude al miele, allude alle api. Innanzitutto ha un flacone che è carinissimo, vi faccio vedere la scatola, ci sono le api disegnate sui lati, ci sono anche qui sul... qui dove si apre e niente, è troppo buono, sono troppo entusiasta. Allora, il flacone, guardate se non è carino, con le apine, il tappo a forma di fiore e qui c'è l'atomizzatore che questa volta è in plastica. Allora, qui abbiamo un formato 30 ml e questo profumo mi ricorda tanto 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 un profumo che ho nella mia collezione. Intanto però vi parlo di questa chicca, che è un profumo dove spiccano due note, secondo me, che sono le due note che si sentono proprio prevalere, che sono la nettarina, la pesca nettarina, assieme a questo miele. È un profumo solare, un profumo che parla proprio di estate, è un raggio di sole sulla pelle questo profumo. Vi faccio vedere le immagini del catalogo di agosto che uscirà, eccole qua, si trova precisamente a pagina 11, questo è il catalogo di agosto e qui c'è la descrizione del profumo Petite Attitude B. Allora, il prezzo tra l'altro è abbastanza conveniente perché è in promozione, scontato a 7,99 €, il suo prezzo fino sarebbe di 10 euro, anzi non è un 30 ml, è un 50, ma siccome lo vedo piccolino mi sembrava un 30 sinceramente, e invece è addirittura un 50 ml, quindi ancora meglio. Le note olfattive che vengono date sul catalogo di Avon sono pomelo zuccherato, che è una specie di pompelmo verde, quindi un agrume, c'è questa nota agrumata. Poi abbiamo il fiore d'arancio, un accordo nettarino mielato. In spagnolo pomelo però di solito indica il pompelmo. Io quando ho letto pomelo zuccherato ho subito pensato al pomelo, poi ho fatto un po' di ricerche e ho visto che questo pomelo è proprio un agrume, almeno per l'Italia, verde, con la polpa gialla molto simile a quella di un limone e che spesso viene anche caramellato, si è una specie di dolce candito che viene fuori da questo pomelo. In sostanza, io non l'avevo mai notato, perlomeno non sapevo che nemmeno che esistesse. Allora, questo profumo assomiglia tanto 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 a questo profumo qui, al DKNY di Donna Karan, il Nectar Love. È anche questo un profumo con note di cera d'api, di pesca nettarina, abbiamo il miele, quindi anche le note di questo profumo, adesso vi ho detto quelle più prominenti della piramide olfattiva, ma veramente questi due profumi sono fratelli, si assomigliano davvero tanto. E vi dirò di più, sulla mia pelle quello di Avon è ancora migliore, mi piace ancora di più, l'ho fatto sentire anche a mia sorella e ha detto che effettivamente è più buono quello di Avon. E la persistenza sinceramente non è neanche niente male per essere un eau de toilette, per avere un prezzo così piccolo di quasi 8 euro, quindi molto più vantaggioso rispetto al Donna Karan, quello che io ho è un 100 ml. E la differenza tra i due è che questo qui di Avon, poi nel dry down io lo sento anche un po' vanigliato, ovviamente ha dato queste impressioni, queste due o tre note sul catalogo, ma probabilmente appunto
la piramide olfattiva è più complessa e gli ingredienti anche, ma davvero se cercavate un profumo su questo genere, se questo già lo conoscete, io ve lo consiglio tantissimo questo di Avon, che è veramente troppo troppo simpatico. E questo qui di Donna Karan è invece un eau de parfum e sinceramente non vedo tutta questa differenza anche in durata, perché pur essendo uno dei parfum su di me non eccelle, questo non mi supera le 4 ore addosso, quindi direi che si avvicinano anche come durata sulla pelle, dura forse un qualcosina in più, ma non tanto, eh. E a volte mi capita di aver acquistato Mi è capitato a volte di aver acquistato profumi di Avon che erano degli eau de toilette e mi duravano come delle colonie, ve ne ho parlato anche recentemente. Questo no, veramente la sua durata su di me la mantiene. Quindi direi che è veramente una chicca, e vi consiglio, se avete una presentatrice Avon nella vostra zona, nei vostri dintorni, di dare una annusata a questo delizioso profumo solare estivo che sa di miele, di pesca e di estate. Vi mando un grosso bacio, spero di esservi stata utile con la mia recensione e wow, ci vediamo nel prossimo video profumoso. Ciao ciao!